Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo arrivati alla fine di questa fantastica stagione di Serie B di Futsal e quindi vogliamo portarvi una compilation delle migliori azioni sia personali che della squadra e farvi vedere il cambiamento e la crescita che si è avuta da dicembre fino ad oggi. Eh sì, è una compilation insomma che ricorda anche i momenti più belli, quelli più iconici, come magari può essere stato il gol di Conti, il 7-5 a San Giovanni che ha chiuso i match, quel gol che quanto ti ha fatto sperare nei playoff. Sì, è stato un gol bellissimo, importantissimo. Penso il gol per cui abbiamo esultato di più in questa stagione, forse. Vogliamo un attimino ricapitolare quello che è stato il tutto in attesa di video e contenuti inediti. Infatti, ragazzi, stiamo sviluppando dei video davvero assurdi. Vi consigliamo di iscrivervi al canale e di rimanere sempre sintonizzati per non perderveli. Davvero sono dei video incredibili. Niente spoiler, vi diciamo soltanto iscrivetevi al canale perché a breve ci saranno delle vere news e delle vere bombe. Eh sì, ragazzi, come detto anche Antimo, rimanete aggiornati sul nostro canale perché usciranno dei contenuti incredibili ed esclusivi con dei veri e propri rappresentanti del mondo del futsal. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Allora andiamo a vedere quello che comunque è stato il tuo percorso di crescita nel mondo del futsal e anche quello che magari è stato il nostro percorso formativo, mio e di Antimo, che abbiamo iniziato comunque a dicembre. Vediamo anche come siamo cambiati noi, magari nell'esposizione, appunto nel portare questo meraviglioso contenuto del mondo del futsal. Te questa stagione comunque come l'hai vissuta? Cosa ti aspetti magari anche dalla prossima? Come crescerai? No, questa stagione l'ho vissuta molto bene, poi arrivando dal calcio da molto tempo che non ero felice, è stata una svolta. Sono stato molto più felice di iniziare a giocare a futsal, quindi mi aspetto di fare lo stesso anche il prossimo anno. Possiamo anche dirlo, la differenza sostanziale che hai trovato nel mondo del calcio 11 e calcio 5 è anche stato quello del gruppo. Sì, sono stati tantissimi aspetti, ovviamente il gruppo, ma il gioco completamente diverso. L'ho visto un po' come un nuovo inizio, molte cose sommate che mi hanno fatto ritornare la voglia di giocare. Allora ragazzi, noi adesso andiamo a vedere quello che è stata la stagione di Serie B di Futsal di Fabio e dei suoi compagni, andiamo a vederlo. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua finalmente con l'esordio di Fabio nel calcio a 5. Sei carico Fabio? Lasciatemi stare, va. Cioè, quanto cambia secondo te a livello tattico dal calcio a 5 al calcio a 11? Cambia tutto. Secondo me si deve stare più concentrati, non ti puoi distrarre. E invece proprio la cosa che quando hai iniziato a giocare a calcio a 5 hai detto che è bello finalmente. Vabbè, il campo che non rimbalza male la palla. Eccoci qui nella piazza di Prato. Non l'hai ripreso, vero? Sì, eccoci arrivati al luogo in cui si svolgerà la prima partita di calcio a 5 di Fabio Di Mauro. È una partita che sicuramente sarà divertente da seguire all'inizio e alla fine. Beh, nonostante l'inesperienza, cioè spero di riuscire a dare il mio contributo più tecnico. Spero di aiutare la squadra con quello che so fare, che ho imparato comunque in queste 2 settimane di allenamenti. Penso che giocherò laterale oppure pivot. Eccoci finalmente all'interno del palazzetto Keynes Gramsci di Prato con le nostre telecamere che vanno subito a pescare Roberto Conti. Vediamo inquadrato Fabio pronto a fare il suo esordio in questa nuova esperienza. Tutto pronto e si parte, ma attenzione perché entra Fabio, fa il suo esordio quando mancano 4 minuti e 30 secondi alla fine. Se ne fusca dentro per Conti e arriva il gol. Ora vediamo Conti, gioca dentro per Di Mauro, stop e va. Attenzione, buono lo spunto di Di Mauro che gioca la palla ora a Fabio, stop di destro, la sposta sul mancino, Fabio attenzione il sinistro, esce di un niente, il tiro ce l'ha e lo va a provare ora Conti, viene servito El Gallaf davanti con un passaggio magico, undicesimo gol stagionale, non fallisce, game over, prima uscita stagionale terminata col punteggio di 5-2. Il Prato ha dimostrato comunque di avere delle qualità maggiori rispetto al Balsa. La partita è stata difficile, abbiamo chiuso il primo tempo in pareggio, poi abbiamo fatto più fatica nel secondo, dopo aver preso il secondo e terzo gol siamo andati un po' tutti in difficoltà, io compreso quando sono entrato. Eccoci finalmente alla palestra di Baricella. Il Balsa cerca punti preziosi per far passare la tempesta. Sarà battaglia tra Virgor Fucecchio e Balsa. Sicuramente siamo più pronti rispetto alla settimana scorsa, anche considerando l'avversario. Intanto montiamo la telecamera. Oggi vedremo quale delle squadre avrà la meglio. Per il Balsa è un digiuno che va ad oltranza dal 5 di ottobre. Oggi però il Balsa può contare anche sul sostegno di due nuovi acquisti, Calai e Ferrante, giocatori sicuramente di un certo spessore. Si parte ora. Pozzi, uno contro uno di Pozzi, si porta la palla sul mancino, dentro per Maisi! Torna saggiamente da Simone che si affida nuovamente a Di Mauro. Finte di corpo su Grancioli, se ne va molto bene il numero 11, poi decide di tornare indietro. Comunque buona soluzione. Adesso attenzione il gol di Ferrante! Quando mancano 54 secondi di gioco alla sirena! Poggini si affida dietro a Grancioli ma capisce tutto Calaia che recupera il pallone. Attenzione Calaia tutto solo contro Faiella. Calaia! Arriva il gol. Nicolas Calaia si presenta così. Gliene approfitta Biasè che va dentro. E qui ancora una volta incredibile di Bitonto. Attenzione Maisi sceglie Calaia. Calaia tutto solo. Serve Simone. Dedica per uno dei giocatori in squadra che ha subito un grave infortunio. Giuseppe Gamberini pronto a ribattere Ferrante che va da Conti. Cerca lo spazio sul sinistro. Lo trova e trova anche l'undicesimo gol stagionale nonché decimo in campionato. Cercano di costruire una trama di gioco. Non c'è fallo. Attenzione Pozzi a porta vuota. Prende il palo e poi Fadiga. Pozzi
cerca Di Mauro e lo trova, sfida in uno contro uno proprio il capitano, poi bellissima l'invenzione per Pozzi da parte di Fabio. Adesso attenzione, Pozzi dentro per Fabio, tenta il tiro, respinto, poi sfida un po' tutta la difesa, elegantissimo Fabio che torna da Pozzi. Siamo ora, forza, la trama di gioco, Castellacci e Ferrante capisce tutto e si inventa così l'Eurogol. Gianluigi Ferrante si presenta così al palazzetto dello sport di Baricella. Suona la sirena, il punteggio dice Balza 7, Vigor Fucecchio 2. Bella prestazione in generale e sicuramente grande apporto di nuovi acquisti. Dove può arrivare il Balza visto oggi? Per me non ci sono limiti, possiamo arrivare dove vogliamo arrivare, perché l'importante è volerlo e avere la determinazione di arrivare da qualche parte. Però possiamo davvero fare un bel campionato, sicuramente riusciamo ad arrivare a toglierci delle soddisfazioni. Mi sarebbe piaciuto fare gol questa partita qua, che mi sarà un po' più facile. Non è un problema, nel frattempo sto prendendo sempre più minutaggio, sto entrando sempre di più nei meccanismi, quindi sono soddisfatto. Ciao a tutti ragazzi, siamo prossimi alla partenza per Bordighera. Fabio sta scappando in questo momento, non si vuole far vedere dalla telecamera. Dov'è Bordighera? Liguria. Guardate uno sportivo dove va a cena. Si vede anche bene, Burger è di fianco Fabio. Per la B di là. Cioè, la telecamera parkour oggi, cioè guarda quanto scende per arrivare alla linea laterale, una roba assurda. Eccoci finalmente all'interno del Palace di Bordighera, ultimi contro penultimi, la partita che non si può sbagliare da entrambe le squadre. Tutto pronto, ora si parte. E Nicola Scalaia, Pozzi, Conti, sfida ancora Vedda, spazio sul destro, il tiro! E quindi torna da Fabio che sfida Mandaferi, lo fa fuori, cerca di sfidare anche Pompeo Serva e lo fa fuori, poi allo spazio per il tiro decide di non calciare sul primo palo. Parte Pozzi col destro! Ivan Pozzi! Oh, Sayed chiama Vedda, il blocco di Sayed su Simone, poi Tramontana dentro per Serva, che va da Tramontana, Sayed sbaglia il passaggio, attenzione Conti, porta sguarnita, Roberto Conti! Ferrante, che va da Fabio, contro Bianco, taglia il campo, fa fuori Bianco, poi forse con un fallo, non secondo l'arbitro, Sayed, in collaborazione con Guglielmi, mastica un po' il pallone, non lo fa invece Calaia, bene per Conti, che torna da Calaia, Calaia, uno sguardo al centro, torna da Conti! Porta sguarnita, Conti dentro, Ferrante! Bordighera quantomeno per accorciare il risultato, ora sbaglia tutto, Melini ne capisce le intenzioni, Conti! Suona la sirena, il punteggio dice Balza 6, Bordighera 3. Ne siamo stati bravi a recuperare e a giocare un gran secondo tempo. L'importante dai, la vittoria, poi dopo ovvio se viene il gol è sempre più bello e da morale a tutti dai. È difficile giocare poco, rientrare, uscire, rientrare così, anche perché ho molta voglia di giocare e quindi in quei pochi minuti che entro magari ho fretta di fare tante cose, alla fine non riesco ad essere troppo lucido. Balza Sant'Agata. E anche questo è uno scontro diretto, nel mezzo c'è stata la sosta, bisogna capire anche come entrambe le squadre reagiranno appunto a questa pausa. È sicuramente una partita difficile, in classifica sono un po' più in alto di noi, quindi è una partita che dobbiamo vincere, è importante fare i punti in questa partita. Sì, è un po' più difficile affidarsi all'istinto in questo momento in cui ho molta fatica per la testa. Questa casacca è sottile secondo me. Andiamo, vamo. Tutto pronto, seguiamo l'ingresso in campo delle due squadre, il Balza per capire chi è veramente il Sant'Agata, per continuare a trovare le risposte trovate nell'ultima giornata. Fatica, pronto a battere il calcio d'inizio della 13ª giornata del campionato di Serie B, gioca la palla per Canale, va dentro da Garofalo, Garofalo uno sguardo dentro, ancora Canale! Di forza Ferrante che vince un rimpallo, vince anche il secondo, Ferrante fino in fondo! E ora straface, dialogo bene con Di Norcia e ora le indicazioni di Calaia, para Di Bitonto, poi Fabio, scucchiaia per Calaia, il controllo di tacco del numero 10, Abra Calaia qui, dentro ancora per Fabio, Simone verticalizza per Fadiga, la palla rimane lì, numero di Simone, poi Fadiga dal nulla! E il pallone, attenzione, Conti subito dentro per Fadiga e arriva il vantaggio. Il Sant'Agata straface dentro Shafri. C'è Conti, lo spazio per il destro, Conti! Dentro per Calaia che spalleggia con straface ancora Calaia e ora Anni Chiarico, poi Simone! Attenzione, Di Norcia gioca la palla per Lofi che torna da Di Norcia! Lo capisce tutto Di Norcia che va dentro per straface, il tocco sotto! Balza 5, Sant'Agata 5. Dopo averla ribaltata e essere sul punteggio di 5-3, sembrava quasi chiusa la partita. Lì si vede l'inesperienza. Comunque è un punto pesante per la nostra classifica che dimostra che siamo a un certo livello e dobbiamo continuare a lavorare e speriamo di avere ambizioni più alte di quelle che adesso abbiamo. Era una partita delicata, messa molto sul piano tattico. Il mister pensava che non potessi dare così tanto contributo alla squadra. Sarà dura, dura per noi, però io sono molto ottimista in tutto. Anche se loro sono in forma, secondo me possiamo veramente puntare a metterli in difficoltà. Tutto pronto al palazzetto dello sport di Baricella, seguiamo l'ingresso in campo delle due squadre per raccontarvi quella che sarà la 14ª giornata del campionato di Serie B di Futsal. Il Pontedera non perde dal 19 novembre, dall'altra parte un Balza che sta giocando molto bene, oltre che a ottenere grandi risultati. Poi cerca di sfidare anche Ramirez, il
sinistro di Conti, la palla rimane lì, Fabio murato da Morganti, poi Fabio Calaia trova il palo, ma ottima conclusione da parte del numero 10, per centimetri non trova il vantaggio. Ferrante che va lungo da Calaia, uncina bene questo pallone, Abra Calaia la sblocca lui, chi poteva se non il mago del palazzetto dello sport di Baricella. Sbaglia ora il pallone riconquistato da Ferrante, Fadiga torna da Ferrante, Ferrante tutto solo, torna da Ettore, il passaggio capisce tutto Pozzi, che va da Fadiga, la palla dentro, dentro per Ferrante, Ramirez. Sbaglia tutto Ramirez, capisce tutto Ferrante. Adesso attenzione alla verticalizzazione per Calaia, tutto solo davanti al portiere. Abra Calaia cerca la finta, non riesce, poi arriva Conti. Il punteggio finale dice un super balza 5, Ponte d'Era 3. Como! Avevamo alti e bassi durante la partita, però siamo stati concentrati, forse più bella partita di questa stagione da questo punto di vista. Dietro questa vittoria ci sono tanti sacrifici che abbiamo fatto con la squadra nell'ultimo mese, quindi all'inizio non è stato facile conoscerci, soprattutto all'interno del rettangolo di gioco. Sono tre punti importantissimi veramente, penso che questa partita mi sia stata molto d'aiuto per il futuro, penso di aver imparato molto oggi, più oggi che magari nelle altre partite. Sicuramente non ci sarà vita facile per il Balza quest'oggi, vedremo comunque come se la caveranno considerando appunto anche il periodo positivo. Eccoci finalmente, è il momento della verità, è il momento di capire se davvero si è diventati grandi e si può albergare nella zona alta della classifica. San Giovannese Balza. Attenzione adesso Ferrante, si va a riprendere il pallone su Molina, Ferrante dentro per Calaia! Abra Calaia, aperto le danze! La verticale che non riesce, si va a riprendere il pallone Leroy che cerca il dribbling su Calaia, la palla fortunatamente finisce tra i piedi di Bellocci e poi Leroy Righeschi, che va ora proprio da Pozzi. Cerca la palla lunga in direzione Conti, Roberto! Di Bitonto senza problemi fa ripartire subito la sua squadra, dentro per Calaia, per Maizi! Cioccolatino che Calaia serve al numero 4. Attenzione adesso Righeschi, la palla dentro per il numero 7, Faelli! Lo ringrazia l'arbitro, ma attenzione batte subito Leroy Righeschi, sempre dentro per Faelli! Conti gioca questo pallone dentro per Fadiga, domestica bene il pallone, Fadiga dentro per Pozzi! Cerca lo spazio per il sinistro di Righeschi, poi d'Alterio, botta sicura! Cosa ha parato Di Bitonto qui? Con la testa! Sferisce il pallone addosso, sempre al numero 10, ora può ripartire Di Bitonto in collaborazione con Conti. Conti! La finta, dentro per il numero 10 che va dal 7! E la San Giovannese, ma adesso Di Bitonto batte subito dentro per Ferrante! Gianluigi Ferrante! È un gol fondamentale! Palla perfetta sulla testa di Ferrante. Certo, cerca di far esplodere il suo destro, non ci riesce, poi va da Faelli, Faelli! La palla rimane lì d'Alterio e capisce tutto anche Conti che può ripartire. Parte Conti, lo sprint di Conti, Roby Conti, super bike! Arriva il gol che forse chiude la partita, che forse cambia una stagione. Roberto Conti è 7-5. Un gol importantissimo che forse mette il punto esclamativo. Ce ne esultano già in panchina. Devo dire un grazie ai ragazzi, perché noi non facciamo questo di lavoro e probabilmente non lo faremo mai, però siamo un gruppo unito e questa è la nostra forza. 1, 2, 3, quest'oggi si sfideranno Mattagnanese Balza. Vada Wojtek, l'uno contro uno di Wojtek che salta secco Calaia, poi Wojtek di dribbleggiare un po' tutta la difesa, Votano fino in fondo, battuto da Calaia che va da Conti, sbaglia tutto Votano, ancora Conti che sfida tutta la retroguardia avversaria, la sfida Pozzi, doppio passo di Wojtek, il tiro murato da Pozzi, poi la palla rimane lì, Votano del Balza fino a questo momento, ma seguiamo Wojtek, poi Calaia cerca il passaggio dentro, bene per Fabio, Fabio sul destro, il tiro! Adesso Ferrante va da Calaia, molto bene Calaia, Abra Calaia! Egemonia Calaia, che va da Wojtek, che fa fuori ancora Conti, Wojtek gioca dentro per Garcia! Comunque Fabio sfida Wojtek, le finte di corpo del numero 11, Mukai che sfida Ferrante, lo fa fuori, Fabio molto bene su Mukai, la palla rimane lì, Fabio in scivolata. È un... Che belle le idee di Calaia, in questo caso alla fine non è... Adesso che è bella anche l'idea di Fabio, che dialoga molto bene con Crescione, e poi Crescione prova a ripartire, Fabio bellissima l'invenzione in direzione Calaia, che gioca dentro per Crescione! Mattagnanese 5. Balza Poggese 2. Loro meritatissima vittoria. Dispiacere nostro che siamo tornati a girone d'andata. Per me Fabio ha fatto una buona prestazione. Doveva avere un po' più di spavalderia nell'uno contro uno. Sky a Salso Maggiore, quando fanno le partite di Serie A, non hanno questa qualità d'immagine proprio nel posto giusto, al momento giusto. Complimenti ragazzi, veramente. Grazie mille mister. Non penso di essere andato male, però speravo di fare gol, visto anche che magari faccio un po' fatica a trovare minutaggio, un po' di pesantezza di fare il primo gol. Saccomodi. Io. Entri pure. Sì, arriviamo da una sconfitta, però questo non cancella tutto quello che abbiamo fatto prima. Questa è una partita da vincere, visto anche che è uno scontro diretto molto importante. Oggi si vedranno sfidare Balza Arpinova. Capisce tutto Calaia, che guarda la porta, la cerca e la trova! Abra Calaia! La sblocca sempre lui! Fabio lo segue, poi uno sguardo al centro, va da Pozzi!
di prima a Fabio. Il tunnel di Fabio su Edaudì. Attenzione, vuole lo spazio per il destro, non lo trova. Poi Veronica su Cubillos e il pallone dentro per Pozzi. Pozzi tutto solo. Dunque Ferrante di prima, bello il pallone di Conti, geniale, a servire a Bracalaia. La rete del mago del palazzetto dello sport di Baricella. Adesso con la collaborazione del prof Gianluigi Ferrante che va da Fabio. Ottimo il controllo orientato con la suola, poi Scianna. Adesso proprio Steve che va da Conti, dunque Pozzi verticalizza. Bene Fabio di prima per Conti che torna sempre da Fabio. Attenzione, uno contro uno di Fabio con Martelli. Martelli vince un rimpallo e Daudì fino in fondo e Daudì dentro per Gravina. Andando a pescare tra le linee Fadiga che allarga il gioco per Conti che va dentro ancora da Fadiga. Che dà un pallone scomodo da gestire a Ferrante che lo allontana come può. Arriva Gravina. Si abbassa ora Gianluisi che riceve. Cerca il pallone di ritorno per il 4. Capisce tutto Fadiga che va da Conti. Roberto Conti. La chiude lui. Il balza. Torna la vittoria. Scavalca l'Arpinova. Siamo stati tosti, duri. La partita è diventata maschia praticamente subito. E noi abbiamo retto. Secondo me questa è la strada giusta. Credo che la squadra debba impegnarsi. Dare sempre il 100%. Poi raccoglieremo i frutti di quel che verrà. Sono abbastanza soddisfatto sia della prestazione personale che di quella di squadra. Siamo andati molto bene. Dovevamo solo magari chiuderla prima. Solo questo. Tutto pronto all'Arena Sport per assistere a quella che sarà tra pochi minuti la 18ª giornata del campionato di Serie B di futsal. Olimpiareggio Umbalsa. Primo posto in classifica, 11 vittorie consecutive. È una squadra che sta facendo un campionato a sé. Poi va da Fabio che cerca il pallone dentro. Incredibile per Fadiga che non ci arriva di pochissimo. Mazzariol va a pescare. Valtin che slalomeggia nel traffico e fa l'1-0. E ora Stilca Cavale va lunghissimo da Fabio. Il numero di Fabio su Arduini, il tunnel. Poi va a pescare Maizi col tacco Pozzi, pardon, che va da Maizi. Simone col sinistro che verticalizza bene per Fation che cerca di girarsi. Poi va da Mazzariol dentro per l'11. Si cerca di innescare Fabio che accelera, va sul destro. Poi Fabio molto bene tra due uomini, supera prima Caffarri e poi il numero 22. Ma seguiamo ora Fation. E ora riparte Fation. Attenzione, un 3-0 Fation. Steve Caccavale, Olimpia Regium 6, Balsa 0. Bisogna resettare. Logico che loro fanno un altro sport, un'altra categoria. C'è un motivo se loro su 18-19 partite, quello che è, ne hanno persa una e le hanno vinte tutte le altre. Abbiamo fatto moltissimi errori noi, però secondo me sono stati indotti dalla loro bravura. Settimana scorsa un discorso a parte, era una squadra veramente fortissima. Secondo me siamo preparati per questa partita. Campionato di Serie B di futsal, Balsa Real Casalgrandese. Tutto pronto, si parte. Di Pozzi va ora proprio dal 10 che dribbleggia in mezzo al traffico. Calaia! Abra Calaia, pettina la palla con la suola e poi il gol da futsal. Peccato. Adesso vediamo belle le finte di corpo di Fabio sul Raiola. Molto bene ancora la suola. Ora va da Checa. Dunque Renghifo, bello ora il numero di Fabio sul numero 10 che prova a ripartire, sprinta l'11 che va al sinistro, la parata di Venturi. Numero 10 cerca il guizzo, lo trova ora, Calaia dentro per Maizi. La finta di corpo di Raiola, poi il tunnel su Fadiga, poi va a pescare bene Marzano dentro per Checa. Marzano, ma adesso il lancio lunghissimo per Calaia, dentro per Maizi. Poi toglie le castagne al fuoco di Bitonto, non perfetto qui Renghifo nello stop, capisce tutto Conti, c'è Maizi tutto solo, Conti. Venturi para, ma attenzione alla ripartenza di Renghifo Stel che ha tanto campo davanti a sé, se lo prende tutto Renghifo Stel che occupa adesso proprio Calaia col destro. Raiola salva un gol, poi ne salva due. Anche Venturi, parte Ferrante col destro, palo. Dunque Pozzi rischia tantissimo, Pozzi capisce tutto, Ortiz, Ortiz, palo clamoroso di Calaia che va da Fadiga, il destro di Fadiga difende tutto, termina in pareggio. Lo scontro playoff amaro in bocca per la squadra di Velimir Andrejc. Era una partita in cui ci tenevamo molto a vincerla, per noi sono due punti persi. Secondo me abbiamo sbagliato fin da subito l'atteggiamento mentale. Palla in mano per il direttore di gara, pronto a dare il via a quella che sarà la 18ª giornata del campionato Under 19 nazionale che vedrà sfidarsi Balsa Futsal Sassuolo. Dentro sempre per Fabio, il numero sul 7, il numero anche sul 3, poi mette questo pallone dentro, poi va da Enakali, lo spazio per il destro lo trova, poi Fabio. Arriva il primo gol in stagione con la maglia del Balsa da parte di Fabio Di Mauro. Va a premiare Fabio, il numero di Fabio su Ghitali che lo fa fuori secco, poi ancora Fabio fino in fondo, Fabio fa fuori anche Bellei, Di Mauro ha tanto spazio davanti a sé, il numero 11 che sfida in uno contro uno Ghitali, lo fa fuori secco per la seconda volta Fabio Di Mauro. Non può sbagliare, gol che vale il meno 2. Adesso che bello qui il lavoro di Fabio. Proprio Rinaldi, ma attenzione ora il pallone per Fabio. Bellissimo il numero di Fabio. Poi anche la forbice, il sinistro. Ma spedisce la palla addosso a Fabio che guarda la porta, la cerca e la trova. Fare gol aiuta a visualizzare, a farne altri. Quindi è importante anche fare gol, anche se non è la Serie B, può essere utile per fare altri gol in B. E vediamo come andrà, ce la metteremo comunque tutta per sostituire chi manca e far notare il meno possibile le loro assenze. Il big match, il derby Bologna-Balsa. Dunque Ferrante, bello lo stop orientato di Ferrante a superare Cortés. Ferrante che riparte ancora, Ferrante e ancora Pacciaroni. Rever Cortés va Danzaloni! Così nel passaggio di ritorno a Pozzi. Poi ritrova la sfera sempre l'11 che trova un gran numero. Si prende la palla lui o Fabio? La prende Fabio. Bello il numero, capisce tutto il 5 che fa esplodere un gran destro! Anch'esso da Fusca. Da questi a Fadiga!
Buono il pallone, in direzione Ansaloni! Che vale Ansaloni, la sola di Ansaloni per Cavina! Davanti a Siare per Cortesi, si sposta la palla sul sinistro, Ferrante, la palla rimane lì, il Caimano! Da questi a Fabio, che difende molto bene il pallone, buono il lavoro qui di Fabio, che fa fuori anche Radesco. Che padronanza di Cavina, che va a scucchiare molto bene per Spada, che va a innescare Beltrami! Osere ver Cortes, calcio d'angolo affidato ai piedi di Mordacci, che va dal Caimano, dentro ancora per Mordacci. Bologna 5, Balza 3. Ci ho messo un anno buono per trovare una mia dimensione e oggi ho visto Fabio, fa grandi cose. Se avessimo fatto la stessa prestazione con la casa grandese sicuramente non sarebbe andata come andata. Dobbiamo rialzarci e vincerla per forza. Buona fortuna Fabio e complimenti per il tuo primo gol in Serie B. Il Balza per dare uno scossone alla propria classifica, al proprio campionato, e la posa Bologna invece per salvare la faccia. Tutto pronto, parte ora il match. A Mordacci, che riesce a domesticare un pallone difficile, poi va dentro sempre da Simone, Fabrizio Simone! Capisce tutto a prima, che però regala nuovamente il pallone al numero 11, che poi è elegante nel possesso. Poi va a innescare Fabio, il controllo con la sola del numero 11, che poi sguscia via sulla medica. Attenzione Fabio contro Santonocito! Pozzi va da Calaia! Attenzione Toschi col destro a giro! Porta la palla sempre con la sua eleganza, il destro, palo! L'inserimento di Evangelisti a favorire Mogari! Chiama la verticale di Fabio, che riceve il pallone, si sgancia molto bene il numero 11, che poi duella con la medica. Bello il controllo con la sola da parte dell'11, che poi adesso Fusca va proprio da Fabio, che fa esplodere il mancino col piede! Rischia sull'attacco di Mogari, poi finisce. Da questi a Fabio, che verticalizza per Calaia, attenzione! Molto bene con la sola Calaia, verticalizza ora da Fusca, che spalleggia con Dradi, che torna da Abra Calaia! Vantaggio del mago del palazzetto dello sport di Baricella, che ora esulta con l'Aquila Albanese. Dunque Fabio, Calaia dice a Fabio di puntare, Fabio lo fa e fa fuori la medica, va dentro da Fusca! Adesso Fusca, che va da Ferrante. Da questi a Fabio, difende la palla col destro, Fabio Di Mauro! E arriva il gol! Il primo gol in Serie B di Futsal! L'esultanza di Calaia, l'esultanza di tutto il Balza! Sempre da Ferrante, lo sprint su Evangelisti, gioca la palla al centro, Fadiga! Finisce così, Balza 4, Aposa 1. È una bella squadra, il mister è molto bravo, c'è una dirigenza eccellente, quindi ci troviamo bene. Si è visto anche nel primo tempo, hai giocato una buona partita, avevi il mood di qualcuno che oggi avrebbe segnato. Sì, dai, ero carico, oggi ci credevo nel gol e sono molto felice che sia arrivato. Mi spiace un po' per quello mangiato alla fine, per qualche errore, però nel complesso sono felice di una buona prestazione. Ragazzi, oggi purtroppo abbiamo una bruttissima notizia da darvi. Abra Calaia, il mago del palazzetto dello sport di Baricella, è stato tagliato fuori per uno screzio con la società, con il presidente, quindi purtroppo non farà più parte della rosa del Balza da qui a fine stagione. Allora, sono una squadra molto ostica, dobbiamo puntare a metterli in difficoltà, dare il massimo e magari riuscire anche a strappare qualche punto. Il laterale destro Di Mauro lo sfida il numero 11, che poi cerca di inventare, fa fuori due uomini. Insomma, sembra un po' al limite da questa inquadratura, il pallone sembra addirittura dentro. Poi il 24 si va a riprendere il pallone, pettina la palla col destro, Ferrante! Da questi ancora Baluardi, Di Bitonto! Ci arriva invece Falaschi, che fa partire il destro, bravo Pozzi a immolarsi, e poi Baluardi! Riesce a alleggerirsi dalla pressione, ma attenzione a Nil, che vada da Silva! Matteo, che ora ha spazio per far esplodere il sinistro, lo fa! Che torna sempre dal numero 8, che carica il sinistro! Lo attacca Fogli, riconquista la sfera, il numero 17, forse con una mano, non secondo l'arbitro, Fogli va da Fabio! Il merito anche poi del Balca Foggese, perché poi non dimentichiamoci che questa squadra, con il mercato che ha fatto a dicembre, se inizia la stagione in questo modo la finisce tra le prime 5. Sicuramente loro hanno anche più obiettivi, si può dire, puntano ad arrivare in zone più alte, mentre noi diciamo che è un po' complicato, abbiamo poco da giocarci. Nick è un trascinatore, è stato molto utile secondo me, per me, per aiutarmi a migliorare, mi ha aiutato tantissimo. Ho ancora molto da migliorare, però sicuramente rispetto all'andata sto molto meglio. Partita molto complicata oggi per il Balza, che affronterà il Futsal Prato. Fischietto in bocca, si parte! Di passaggio lo trovo ora affidando la sfera a Fabrizio Simone, che verticalizza bene per Fadiga, la sponda nel 3 per il 5! Di Maso, che va da Montorzi! Che va da Fusca, da questi a Fabio, lo attacca D'Amico, Fabio in protezione, palla fa fuori secco il capitano del Prato. Da questi a Fabio, bello il dribbling su Montorzi, davanti a sé a Pozzi, poi lascia sfilare per D'Amico, che va al destro, palla Di Bitonto, una volta, poi due. Adesso il numero 6 del Prato va dall'11, che verticalizza per Patetta, che torna da Balestri, che sfida Fusca, e il Galaf torna da Patetta, che torna ancora al centro da Zaccaria, che va da Conti, carica il destro, Laino, che torna sempre da Ferrante, dentro per Pozzi, Laino. Buono il dialogo ora tra il 3 e l'11, Fabio va in verticale, da questi ancora Fabio, prova a sprintare Fabio, forbice esterno destro, molto
molto bene. Vada Simone, che torna da Fabio. Stanza, bravissimo Toschi invece. Ma adesso attenzione, Fabrizio Simone, vada Fabio. Il suo tiro diventa un assist per Fatica. I Conti che pensa al destro, lo fa esplodere Laino. Il Balsa se la stava giocando, ma adesso seguiamo Pozzi, che vada Fabio. Il numero di Fabio su D'Amico e su Balestri. Poi va dentro da Ferrante, che cerca il pallone di ritorno per l'11. Poi con l'aiuto di Conti fa ripartire Fabio, che fa fuori il capitano del Prato, fa fuori anche Patetta. Fabio scatenato, fa fuori anche Di Maso. Gioca la palla dentro per Ferrante, non ci arriva il 24 ed è game over. Loro erano più bravi a livello individuale, però secondo me un pareggio non ce l'avrebbe tolto nessuno. Il mio prossimo obiettivo è convincere il secondo di Mauro a giocare a 5 e poi l'impresa sarà il terzo. Sì. Si è svegliato Cristo. Arte, cultura, intellettualità. Cos'altro se non stile? La 24esima giornata del campionato di Serie B di Futsal. Vigor Fucecchio Balsa. Pronto a battere il calcio d'inizio di questa giornata che avviene ora. Sempre per la Fucecchio. Con Patetta che va da Grancioli. Fusca preferisce andare a sinistra da Fabio. La forbice su Mannati. Ancora Fabio in uno contro uno col 5. Fabio parte il tiro e arriva il gol. Adesso seguiamo Ferrante che va subito da Fabio. Lo stop è entrato dell'11. Frizzi, miracoloso. Poi Mordacci si allunga un po' il pallone. Capisce tutto Patetta che va da Castellacci. Carica il destro. Ci ha cercato di inserirsi per vie centrali. Non è stato trovato con la palla esterna. Intanto vediamo adesso attenzione Fabio. L'invenzione. Bella giocata lo stesso. Adesso bello il numero di Fabio su Patetta. Disegna Futsal Fabio che va da Mordacci. Ferrante dalla parte opposta per Fusca. Dentro per Mordacci, Castellacci, la palla è sulla linea. Lo sprint su Ferrante fa fuori secco. Il numero 24, Proietto, il palo interno. La palla rimane lì, da questi a Lorenzelli, carica il destro Lorenzelli, vediamo ora Ferrante che duella con Amanati, Ferrante va dentro da Simone. Ora Ferrante va dentro da Mordacci. L'invenzione del prof. Il numero 5 Amanati, che va da Martini, da questi a Poggini, che torna sempre dal numero 15, uno sguardo al centro. Va a servire ora Grancioli. E a Toschi, uno sguardo attorno a sé, va da Fabio. L'11 torna sempre da Giacomo Toschi. Da questi ancora al numero 11, lo aggredisce Grancioli, lo fa fuori secco Fabio che va dentro da Ferrante, che va da Mordacci, carica il destro, la palla rimane lì. Ancora Andrea Simone, cerca il destro, la parata miracolosa di Frizzi, che cerca l'imbucata per Rovella che va al mancino di prima. Dunque Ferrante, il movimento del 24 a favorire il 14. Cosa combinerà il numero 13 che va all'indietro da Ammannati? Grancioli cerca il tiro di prima, capisce tutto Conte, attenzione, la palla è buona. Conti! 70 giorni dopo Arpinova, il Balsa espugna il Palasport di Fucecchio. Finisce 6-4 per gli ospiti. La partita è stata molto aggressiva, più che tecnica tattica, però con i singoli si è riusciti a tirarla su e combattere e vincere la partita. Non sono abituato a giocare così tanto, mi ha fatto molto piacere comunque. Mi piacerebbe iniziare a prendere sempre più minutaggio come ho fatto oggi. Dobbiamo stare concentrati anche oggi e puntare a vincere. 3 gol e un assist nelle ultime 4 partite sono numeri sicuramente stimolanti, ma devi dimostrare ancora una volta di essere insaziabile, no? È match day in quel di Baricella. Le due squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo e noi siamo qui per raccontarvi quella che sarà la 25esima giornata del campionato di Serie B di Futsal. Pronto andare Enrico, che lascia Pompeo. Poi il dialogo tra Bianco non è prolifico, capisce tutto Fabrizio Simone, che va a pescare il prof. Adesso Macario va da Grillo, il destro, attenzione la palla rimane lì, capisce tutto ora Grillo che prova a ripartire con la collaborazione di Fabio che va al sinistro. Che bravo Fabio in questo caso, ci ha trovato la respinta di un portiere attento. Adesso vediamo, molto elegante sempre il numero 11. Poi rinviene anche Mordacci che riconquista la sfera. Fabio dunque Fusca dentro per Mordacci, tutto solo davanti al portiere Mordacci. Adesso pronto ad andare Giuseppe Pulvirenti che va da Pompeo Serva che si stacca. Ancora il numero 24, cerca lo spazio per il destro, deviato, traversa. Ferrante che carica il destro, va dentro da Fabrizio Simone, il mancino, il palo, la palla rimane lì, attenzione Conti, è ancora viva, poi Fabio, fallo di Luca Bianco, adesso aspetta solo il fischio. Parte ora Roby Conti. Adesso attenzione Fabrizio Simone che va proprio da Fabio, cerca lo spazio per il sinistro. Fabio gioca al centro, poi Di Giorno va dentro da Ivan Grillo, del numero 9 avversario. Dunque Fusca ancora dentro da Fabio, buono il lavoro su Di Giorno. Fabio sguscia via, ancora Fabio dentro per Roby Conti, superbike. Conti riceve ora dal Caimano che va dentro per Fabio, attacca Tramontana, il numero di Fabio su Tramontana che vede la porta. È un golasso quello di Fabio Di Mauro, un gol incredibile. Conclude benissimo a fil di palo, potente, preciso, 5-2. A più non posso perché quello di Fabio è davvero un gol da cineteca. E vediamo proprio il numero 11 che ora sprinta via, il fallo di Pulvirenti. Il direttore di gara che richiama l'11. Comunque arriva il primo cartellino giallo in Serie B di Futsal per Fabio Di Mauro, che dice ma come sono stato toccato. Poi buona la lettura di Positano che va da Enrico Serva, che fa fuori Mordacci ma capisce tutto Fusca, duro sul 21 del bordighera. Poi Samuel Mordacci. Seguiamo ancora Pulvirenti che va da Enrico Serva, duro, deciso. Ivan Pozzi viene ora espulso, attenzione cartellino rosso. Enrico Serva capisce tutto Fabio, ottimo ancora il lavoro del numero 11 che ora con eleganza sta disegnando Futsal. Ed ora angolo affidato ad Enrico Serra che va a pescare all'indietro Ivan Grillo che colpisce sulla schiena a Torre. Fabio può ripartire e lo fa bene, e 2 contro 0, la solata di Fabio per Andrea Simone. Che ripartenza di Fabio Di Mauro. Può ripartire ora Steve che va a innescare Fabio, l'intervento, il fallaccio ai danni di Fabio.
non secondo il direttore di gara, ma adesso seguiamo Vedda. Noa Bulgarelli, cartellino rosso anche per Noa Bulgarelli. Serva, dribbleggio in mezzo al traffico, va dentro ora da Torre, che va a destro, la parata di Andrea Simone. Pompeo Serva, che va dentro da Enrico Serva, la palla rimane lì, attenzione ancora Tramontana, e poi arriva il gol di Torre. Balza 7, Bordighera 3. Sono molto contento dei assist e del gol, soprattutto di aver vinto. Ah, meglio non parlare della munizione, perché direi cose brutte, quindi... Oh, cosa fate voi, c'è infastidito. Abbiamo dimostrato di essere superiori sul piano del gioco. Siamo arrivati al termine di questa fantastica stagione. Siamo primi tra le neopromosse. Quindi io della partita non penso nulla, perché è stata vergogna. Ciao a tutti, grazie. Sto tornando. L'avversario non era del nostro livello, però nei 3 contro 3 ha fatto meglio di oggi. Ho visto Fabio in gran spolvero, tanta roba. 30 punti li abbiamo fatti, poi ci manca ancora una partita, quindi come squadra promossa sono molto soddisfatto. E con questa partita si chiuderà il campionato di Serie B di futsal. Eh sì ragazzi, siamo arrivati all'ultimo atto di questa stagione. Ultima partita al Balsa o l'anno prossimo rimarrei qui? Non lo so ancora, sicuramente qua mi sto trovando benissimo, quindi mi piacerebbe continuare qua. Vediamo, comunque ci sono diverse cose da vedere, poi valuteremo. Ultimo appuntamento per questa stagione calcettistica, Sant'Agata Balsa. Laterale destro Fabio Di Mauro, 26esima giornata del campionato di Serie B di futsal. Cerca una soluzione, va a destra poi da Fabio, attaccato da Quacquarelli, così da parte di Fabio, che poi rimedia, forbice su straface, vuole il centro del campo, Fabio! Davanti a Seva, servire Bahi, interviene Conti, Bahi lo fa fuori secco, Bahi dentro per Canale! Che mano che avrebbe potuto depositare in porta, adesso il mancino ancora di Conti! Tutto pronto ormai, fatica, tocca per Roby, Conti super bike! Oh, quindi va all'indietro da Conti, che sfida un po' tutti, Conti col mancino! Dentro per Quacquarelli, che prova a girarsi il numero 8, poi bella l'imbucata per Bahi! Poi Canale ancora in conduzione, molto bene con la sola, va dentro per Quacquarelli! Fuori tutti, va dentro da Monaco, il destro deviato da Andrea Simone, poi di Bitonto! Che vuole il centro del campo, lo ottiene, poi va a servire Lofi, la solata su Fabio, Lofi dentro per Di Norcia! Che va da Mordacci, sbaglia lo stop, il numero 29, capisce tutto Quacquarelli vis-à-vis con di Bitonto, Quacquarelli! Da questi a Fabio che punta Quacquarelli, buono il dialogo con Andrea Simone che va con la punta del piede destro a calciare in porta, Fadiga, lo attacca Di Norcia, Ettore Fadiga con la sola, il numero su Di Norcia! Fadiga con la punta, vede la porta. Fabio che punta straface, Fabio si sposta al bar sul sinistro, ma Izzi a un passo dalla quinta marcatura in Serie B, in questo caso a negargliela non è stato un difensore del Sant'Agata, bensì Ayman Maizi. Ai piedi di Canale, il contromovimento di De Magistris, e apoteosi Sant'Agata, e blackout Balsa. Arriva però Fadiga, da questi a Fabio, che cerca una soluzione, cerca lo spazio per il sinistro, buona la palla per Camano, la palla rimane lì, Simone, il palo, che cerca una soluzione, la trova in Fabrizio Simone, di prima per Fadiga, di prima per Fabio, che va al sinistro, Anichiarico, il numero 13, Ayman Maizi si riconquista la sfera, e poi va da Fabio, il destro, si chiude ufficialmente il campionato del Balsa, il risultato finale 19-3 per i padroni di casa. Non c'è stata proprio partita, non abbiamo creato nulla, davvero una brutta partita da parte nostra, davvero mi dispiace concludere la stagione così. Come valuti in generale questi che sono stati i tuoi primi 6 mesi nel mondo del futsal, se effettivamente ti piace di più del calcio? È un po' difficile dirlo dopo questa partita veramente brutta, però in generale mi posso ritenere soddisfatto, mi sono divertito molto in questi 6 mesi, non vedo l'ora di ricominciare la prossima stagione ovviamente con il futsal. Sì, mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti a tutta la società, ovviamente al mister, al presidente, al direttore sportivo, ovviamente ringrazio anche tutti voi per averci seguito, spero che continuerete a farlo e vedremo con che squadra, vedremo se è sempre qua. Noi ci vediamo con il prossimo video e con il futsal, con la prossima stagione. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi.